Allora, con i tribunali c'è una relazione iniziale della causa, e do la parola quindi al giudice relatore, che è l'avvocato Monica Segni. Grazie. Come mi è stato anticipato, oggi qui in Venezia, in quest'aula, faremo un processo simulato al cloud e queste sono le capi di incolpazione con cui il cloud viene, è stato citato a giudizio. I capi di incolpazione sono 5 e il primo in particolare, capo di incolpazione è per aver messo e continuare a mettere a rischio l'integrità dei dati, con particolare riferimento alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza informatica, specie nei cloud pubblici. Con questo si vede appunto in particolare questioni di sicurezza informatica sui dati, con problemi vari che tutti conosciamo, che vanno dalla cifratura dei dati sia in conservazione che in trasmissione, o all'integrità degli stessi, intesi nel senso di isolamento dei dati rispetto alla massa dei dati, soprattutto appunto nei cloud pubblici. Il secondo capo di incolpazione è per aver messo e continuare a mettere a rischio la disponibilità dei dati, intesa nel duplice senso di operabilità e portabilità. Operabilità nel senso di possibilità di accesso ai dati e garanzia di accesso ai dati in qualunque momento da parte dell'utente cloud, e quindi anche in questo senso misure di sicurezza che garantiscano la ridondanza dei dati piuttosto che il backup degli stessi, in modo che il cliente cloud possa avere a disposizione i suoi dati, e la portabilità che è comunque un diritto nuovo previsto dal regolamento privacy e che quindi sarà un discorso che dal maggio del prossimo anno dovrà essere approfondito, perché dovrà essere garantita appunto la portabilità dei dati da parte del provider. Terzo capo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio la riservatezza dei dati, con particolare riferimento alla mancata adozione di adeguate misure organizzative. Qui l'accento non è tanto sulla parte di sicurezza informatica, quanto invece alle misure organizzative, se vogliamo, più sotto un profilo di tutela dei dati personali, e possiamo ipotizzare per esempio tutte le problematiche che ci sono nel trasferimento dei dati in paesi extra UE, oppure i problemi che vi sono quando i responsabili del trattamento che vengono nominati dal titolare sono numerosi, quindi vi sono dei trattamenti a catena e molto spesso il cliente cloud non è a conoscenza esattamente di quali sono le figure che possono fare delle operazioni di trattamento sui suoi dati. Quarto campo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio il potere di controllo dei dati da parte degli utenti cloud, con particolare riferimento ai servizi Everything as a Service e dell'Internet of Things. In questo caso quello che si è pensato è la perdita di controllo da parte dell'utente dei suoi dati da parte di servizi che utilizzano quei dati, spesso anche matchandoli tra di loro, e utilizzano dei dati che a volte il dato singolo in sé non è neanche qualificabile come dato personale, ma potrebbe diventarlo se combinato con altri. Quinto ed ultimo capo di incolpazione, per aver messo e continuare a mettere a rischio la privacy e gli altri diritti fondamentali degli utenti cloud in relazione ad accessi sia interni che esterni non autorizzati e a richieste di acquisizione di dati provenienti da law enforcement nazionali e straniere. In questo caso il focus non è tanto sul dato in sé, ma è sull'utente cloud e quindi sui diritti della persona, che riguardano quindi non soltanto data protection ma anche altri diritti fondamentali, e in particolare l'accento è quello sugli accessi non autorizzati, che possono essere sia accessi come intesi come accesso abusivo informatico, sia come richieste
di acquisizione dei dati, un argomento che abbiamo visto ieri, in relazione appunto ad indagini delle autorità giudiziarie, e quindi in quale misura il provider di un cloud riesce a tutelare i diritti di riservatezza, ma anche di domicilio informatico e la stessa libertà personale del proprio utente, nella misura in cui un'autorità giudiziaria gli chiede dei dati. Ripasso la parola al Presidente, perché con questa la relazione è terminata. Grazie. L'udienza è rinviata a 6 mesi. No, pensavo riusciamo a fare una roba realistica. Per cui era 22 gennaio 2019 la prossima udienza. Ah no? Ah no. Allora, va bene. Allora darei la parola alla pubblica accusa, l'avvocato Giambattista Gallus, pregandolo di essere chiaro, perché il presidente di robe informatiche non capisce nulla. Questo è realistico. È conciso. E quindi... Grazie signor Presidente, ma tanto appunto ha detto lei stesso, ha confessato l'assenza di sua competenza informatica, quindi è inutile che lei veda anche le slide. Un attimo di pausa perché la pubblica accusa deve collegare il suo computer. Dopo la relazione dell'eccellentissimo giudice relatore, e anche qui sto facendo il più possibile una requisitoria realistica, l'attività della pubblica accusa è decisamente facilitata, perché ha chiarito quali sono i punti focali, e a questo punto sostanzialmente il mio ruolo sarà solo quello di dimostrare gli elementi fattuali che incidono e che dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del cloud. Iniziamo con una questione preliminare che direi che va chiarita e che forse anche l'eccellentissimo Presidente riesce a comprendere, perché non si tratta di una questione informatica. O meglio, prima, in generale, direi che il punto essenziale è quello che l'FSFI dice da tempo: non esiste il cloud, ci sono solo computer di altre persone. E quindi forse si potrebbe aggiungere un capo di imputazione, ma non voglio estendere l'accusa, anche se, come sappiamo, la modifica dei capi di imputazione viene contestata agli avvocati solamente perché sono attenti alla legalità formale, non alla legalità sostanziale, questo noi lo sappiamo. Ma andiamo a vedere qualcos'altro come questione preliminare, e andiamo a vedere Totò come data processor e la sistemazione della valigia dell'onorevole Trombetta come data controller. Mi pare una metafora se parte l'audio mi pare una metafora corretta, se no dovevi metterlo in cloud, ma infatti ho usato un servizio cloud per fare lo snippet file, ovviamente. Ma ti prego, mettete via il vostro. Eccoci qua.
ricorderete la sistemazione delle valigie da parte di Totò. Ecco, ritengo che sia una corretta metafora dell'utilizzo del cloud e delle garanzie che il cloud ci dà, perché gli utenti non hanno nessuna idea di dove verranno sistemati i loro dati e conseguentemente è esattamente come le valigie dal finestrino. Ma andiamo a vedere ancora meglio l'inquadramento della fattispecie e prima di passare ai singoli campi di imputazione, perché è fondamentale prendere coscienza dei termini di uso del cloud. È qualcosa di cui avrei voluto parlare ieri, ma è fondamentale perché dimostra il dolo del cloud nel porre in essere le proprie condotte, è la clausola 57.10 delle condizioni di servizio di Amazon, che dice che un loro software non può essere usato in situazioni mission critical salvo nell'ipotesi di apocalisse zombie. In quel caso può essere utilizzato anche in situazioni mission critical, perché evidentemente in questo caso c'è il rischio, o meglio c'è il crollo della civiltà umana, e quindi si può utilizzare. C'è anche la definizione di apocalisse zombie. Queste sono le condizioni di contratto tuttora vigenti di Amazon. L'idea che il più grosso cloud provider del mondo si possa permettere di prendere in giro i propri utenti così dà l'idea dell'intensità del dolo delle condotte di incolpazione. E peraltro l'apocalisse zombie rischia di applicarsi anche ai contratti pubblici. La raccomandazione di GPA del 2012 è piuttosto vecchia, ma dice i termini di contratto sostanzialmente violano tutte le norme in tema di appalti pubblici, di responsabilità e così via, ma i servizi cloud vengono implementati lo stesso. E poi l'altra questione che dimostra il dolo è l'esclusione di responsabilità. E certo, chi usa un servizio gratuito può aspettarsi che sia esis, che funzioni quando ne ha voglia, senza alcuna garanzia. Certo, chi usa un servizio gratuito, signor Presidente, ma chi usa un servizio a pagamento dovrà aspettarsi un trattamento diverso. Certo, esattamente la stessa cosa. La clausola di Dropbox a pagamento, ne ho preso uno, ma voglio dire, non voglio colpevolizzare in particolare Dropbox, ma i servizi cloud, è esattamente analoga. Il servizio è utilizzabile a rischio dell'utente, anche quello a pagamento, e utente tra l'altro che deve fare anche il backup dei propri dati, quindi assolutamente rischio integralmente a carico dell'utente. Andiamo a vedere i capi, perché ho voluto, non rileggerò i capi perché sono già stati magistralmente illustrati dall'eccellentissimo relatore. Questa è la tipica captatio che si usa. Andiamo a vedere il primo capo. Andiamo a vedere alcune dimostrazioni pratiche di questo primo capo, ma sarà davvero veloce. Il leak delle password di Dropbox, solamente 68 milioni di password in rete. Nulla, nessun problema. Ancora un'analisi fatta, forse un'analisi un po' spannometrica, ma è divertente la sintesi di questa analisi, che il 95% dei servizi cloud dell'impresa media non sono in realtà idonei a fare quello per cui vengono utilizzati dal punto di vista della sicurezza, perché hanno carenze in questo ambito. E poi torniamo agli zombie. Mi sono affezionato agli zombie perché uno degli altri elementi interessanti e che dimostra l'assenza di sicurezza sono i dati zombie. La riemergere dei dati nel cloud
è già successo varie volte, dati cancellati dagli utenti anni e anni prima, che riemergono nei singoli cloud con evidenti problemi legati a tutti i principi, inutile che li ricordi, del trattamento dei dati personali. Quindi abbiamo la riemersione dei dati cancellati 6 anni prima, mi pare che sia anche solo questo sufficiente a dimostrare la fondatezza del capo di imputazione. E poi, certo, gli utenti potrebbero reagire utilizzando i propri sistemi di cifratura, ma in realtà è un livello di complessità che molti servizi cloud sostanzialmente rendono assai difficile. E qui, anche qui, c'è certamente la prova dell'elemento soggettivo del dolo, direi che non è solo generico ma intenzionale, della condotta relativa all'assenza di sicurezza. Andiamo a vedere il secondo capo di imputazione, operabilità e portabilità. Si è già detto l'articolo 20 del GDPR, ma l'articolo 20 del GDPR, il diritto alla portabilità del dato, il diritto a poter portare in forma automatica da un dispositivo all'altro i dati in formato strutturato, rischia di essere una mera ipotesi e non un diritto concreto. Qui siamo nel campo delle ipotesi, ma certamente fino ad adesso tutte le condotte del cloud sono idonee ad evitare la portabilità e quindi ancora una volta abbiamo la prova della colpevolezza. Per quanto riguarda le misure organizzative, il terzo capo, in ordine soprattutto al luogo ove i dati sono situati, dove i dati sono situati, francamente è facilissimo provare la responsabilità. Questo è il sito della Microsoft che ci dice dove potrebbero essere i miei dati. Io vado sulla mappa e vado a vedere dove sono i data center e dove forse i miei dati sono situati. Ed è già un passo avanti rispetto ad altri cloud provider. Ma certamente i requisiti della territorialità, in particolare i trattamenti per le pubbliche amministrazioni all'interno dell'Unione Europea, pongono dei rilevantissimi problemi, anche perché al di là della mappa è praticamente impossibile per l'utente verificare dove sono i propri dati e soprattutto accertarsi come vengono trattati. Quindi anche per quanto riguarda questo capo di incolpazione mi pare autoevidente la colpevolezza del cloud. Forse cambierà qualcosa nei servizi della pubblica amministrazione, c'è anche nel piano ICT per la pubblica amministrazione c'è un accentramento dei servizi e c'è già i servizi di cloud computing dell'8.1 della gara SPC Cloud, ma l'implementazione è ancora complessa e soprattutto nelle piccole realtà il cloud viene utilizzato con servizi gratuiti, con servizi comunque a basso costo che non rispondono alle caratteristiche necessarie di sicurezza e di porticontinuità operativa, e quindi anche qui c'è un'ipotesi di responsabilità. Il quarto capo è il più facile da provare, signor Presidente e signor Relatore. È il più facile da provare perché assolutamente il potere di controllo degli utenti è pari a zero. Ma non solo degli utenti privati, pensiamo all'Industry 4.0, alla totale perdita di controllo dei propri dati e sensori trattati in cloud, ovviamente senza alcuna indicazione specifica di come e dove e per quali finalità questi dati possono essere trattati. E poi la pletora di oggetti IoT. Di oggetti IoT che incidono sui nostri aspetti più intimi, soprattutto per me, la bilancia che trasmette il mio peso, la mia massa corporea, tutti gli indici più personali. Questo articolo non si legge ma dice la bilancia ha più dati del BUPA che è un ente previdenziale inglese che si è detto incidentalmente a sua volta è stato bucato e ha sparso i propri dati previdenziali dei propri utenti in giro, ma
questa bilancia raccoglie tante tali informazioni che, di cui l'utente non ha alcuna idea, né in ordine alla localizzazione, né in ordine alle finalità del trattamento o ai soggetti a cui vengono comunicati. E poi un altro elemento importante, un'altra perdita di controllo, forse non sono dati personali, ma mi sono imbattuto mentre facevo la requisitoria, signor Presidente, in Tovala. Tovala è lo smart oven, è un forno che va collegato al wifi e ha la sua app, perché non possiamo cucinare se non siamo smart anche nel forno. E a questo punto naturalmente riproduce le ricette, ma non fa solo questo, fa anche altro. I miei broccoli. Mi direte, il procuratore è impazzito? No, non sono io che sono impazzito. Nelle condizioni di servizio di Tovala c'è scritto che controlleranno come e quando io cuocio i miei broccoli. E quindi faranno una ricetta sulla base della cottura dei miei broccoli, con privacy policy messa nero su bianco. Non so se i broccoli abbiano privacy, certamente se sono collegati a me, paradossalmente, può essere un dato personale, ma l'idea che estraggano valore anche dalla temperatura e dal modo in cui io cuocio i broccoli è abbastanza inquietante, ancora una volta ci riporta al dolo del cloud in queste condotte. E poi c'è l'altro punto un po' più serio: di chi sono i dati grezzi, di chi sono i dati anche non personali che vengono raccolti e come possono essere utilizzati? È possibile non essere sudditi della data economy? Qui c'è la prospettiva europea futura in tema di portabilità di dati non personali, ma anche qui tutti i sistemi cloud si stanno organizzando per evitare la portabilità anche dei dati non personali, per evitare che possano essere in qualche modo limitati e riappropriati dagli utenti, dai cittadini e dalle pubbliche amministrazioni che usano questi sistemi. Quindi anche qui c'è una responsabilità. E arrivo alla conclusione con il quinto capo. Il quinto capo probabilmente sarebbe bastato rivedere la relazione che è stata fatta ieri dal Presidente, dal relatore in altra veste, per rendere autoevidente la responsabilità del cloud. Quindi su questo non mi soffermo. Però ci sono degli elementi. I problemi dei diritti e libertà fondamentali che vengono violati, dei danni che possono essere fatti da dispositivi non correttamente configurati e collegati al cloud, in questo caso si tratta di un NAS, ma comunque della componente cloud di quel NAS, sono sotto gli occhi di tutti. E poi per l'accesso a tutte le agenzie di law enforcement basta ricordare Snowden, basta ricordare tutto quello che sappiamo e probabilmente abbiamo capito essere solo la punta dell'iceberg rispetto all'accesso ai dati in cloud. E concludo con un esempio tratto dai droni. Chi mi conosce sa che ultimamente ho una certa qual propensione a parlare di droni, no, ma perché? Ma perché ne devo parlare anche in questa sede, signor Presidente? E ne parleremo anche in un'altra sede a breve. Perché anche per quanto riguarda i droni, il cloud riesce a incidere sulle libertà fondamentali. La scorsa estate la DJI, il massimo produttore mondiale di droni, è entrata nell'occhio del ciclone perché un loro funzionario ad alto livello ha detto: sì, diamo i dati alle autorità cinesi. Che strano, nessuno l'avrebbe mai detto. Lo scorso agosto l'esercito americano ha vietato l'uso dei droni DJI in zone militari, perché poco sorprendentemente poteva supporre che ci fossero ragioni di sicurezza.
chissà, forse. Diciamo che questi elementi non sono del tutto infondati. E andiamo a leggere anche la privacy policy di DJI. La privacy policy di DJI dice ovviamente null'altro di quello che dicono tutte le altre privacy policy. Daremo i vostri dati alle agenzie governative dietro ordine del giudice, e fin qui, eccellentissimo presidente, ci siamo, ma anche se ho ingiunzione o anche richiesta. Quindi basta una cortese richiesta per avere i dati di navigazione del drone, i dati di posizione del drone e, se l'utente vi consente, anche il feed audio e video ripreso dal drone. E quindi abbiamo un altro elemento che dimostra la assoluta colpevolezza del cloud. Sulle aggravanti non mi soffermo, sono talmente evidenti, perché è ovvio che si trattano anche dati particolari, dati sensibili, dati inerenti allo stato di salute. Vi ricordo al Presidente l'esempio della bilancia, per me particolarmente sensibile, quindi chiaramente c'è anche l'aggravante. E quindi arriviamo alle richieste. Condanna per tutti i 5 capi, con la ritenuta la sussistenza dell'aggravante contestato e naturalmente non ritenendo meritevole di alcuna attenuante né tantomeno quelle di quell'articolo 62 bis, confisca e distruzione di quanto in sequestro, così imparano tutti gli utenti cloud, pubblicazione della sentenza di condanna tramite pop-up ogni volta che si carica un contenuto senza conoscerne la destinazione. E dato che ho preso gusto al ruolo di procuratore, io chiedo, a meno che il Presidente non sia in grado di decidere seduta stante, la trasmissione degli atti a questo ufficio affinché proceda contro tutti gli utenti cloud, compreso il sottoscritto procuratore, per aver concorso o comunque cooperato colposamente nelle condotte imputate al cloud. Ho concluso, signor Presidente, ho rassegnato le mie conclusioni e la ringrazio. Grazie, avvocato. La ringrazio, ho anche capito le cose. Ho anche capito. Allora, adesso passerei la parola alla parte civile con Marco Carnari, quale sostanzialmente sosterrà anche le ragioni dell'accusa della società civile. Signor Presidente, la ringrazio di aver dato la possibilità di esprimere le legittime preoccupazioni della società civile per i capi di imputazione già così chiaramente elencati. Dal punto di vista di parte civile, desidero attrarre l'attenzione di questa Corte su tre fattori reali che non emergono immediatamente, almeno a parere nostro, dai capi di imputazione. Il primo, me ne dolgo, è un aspetto tecnologico che sta emergendo attualmente e che non è stato immediatamente raccolto, probabilmente perché appunto lo stato dell'arte legislativo ancora non si è potuto curare di questo fattore. E i cloud non sono ovviamente soltanto cloud di dati, anche se molto spesso è l'unico argomento di cui si tratta e che è anche stato in parte regolamentato. I cloud sono anche cloud di servizi, e che sono altrettanto, se non più importanti, particolarmente dal punto di vista della società civile, cioè degli utenti finali, dei consumatori. Il cloud si sta diffondendo anche legittimamente, perché è un'ottima soluzione dal punto di vista tecnico, in ambiti che non siamo immediatamente portati a considerare tali, che sono quelli dell'Internet delle cose. L'Internet delle cose, che è un mercato e una serie di prodotti che si stanno espandendo in maniera sostanzialmente esplosiva, è fatta di oggetti, spesso molto simili a quelli che siamo abituati a vedere,
che sono diventati però intelligenti e che molto spesso nascondono questa intelligenza. Ci sono degli oggetti come il forno, che mi offre la ricetta sulla base della cottura, che mostrano una parte dell'intelligenza, ma ci sono degli oggetti come lo smartphone o l'apparecchio televisivo o altri oggetti come una matrice che molto spesso nascondono questa intelligenza, perché questa è la loro funzione, è il paradigma dell'ubiquitous computing. Il vero progresso è quando il computer diventa così parte del tessuto della realtà che scompare in esso. Questo 20 anni fa era considerato un'utopia che forse sarebbe realizzata in un evento altamente desiderabile. Bene, ora che siamo arrivati al punto in cui questa utopia si sta materializzando, vediamo che, come tutte le utopie, può avere forti aspetti negativi. E dal punto di vista dei consumatori, quali sono questi aspetti negativi? Che comprano e si vedono proprietari e si mettono in casa, nel soggiorno o in camera da letto, oggetti che nascondono la loro complessità, nascondono altamente la loro complessità e quindi utilizzano, producono flussi di dati, funzioni che legittimamente l'utente non si aspetta. Non avendo la cultura per comprendere la struttura di questi oggetti, perché essi gli vengono offerti, probabilmente altamente, soltanto evidenziando alcune caratteristiche desiderabili e nascondendo tutti gli altri. Questo è abbastanza naturale se si pensa a come sono venduti e articolati gli oggetti di Internet delle cose. Non credo ci sia neanche bisogno di fare degli esempi pratici, a cominciare dagli smartphone, che contenendo tutto un sistema operativo, essendo permanentemente connessi sia in rete 3G che in rete internet normale, trasmettono flussi di dati ai costruttori dello smartphone, spesso ai produttori di tutte le miriade di app che ci sono state caricate senza ovviamente prestare nessuna attenzione alle permission che vengono date a ciascuna di queste app. Ritengo quindi che non ci sia bisogno di ulteriormente di esemplificare la cosa, ma il punto importante è che la produzione di oggetti di Internet delle cose sta esplodendo e da mercato controllato sostanzialmente da pochi grandi player come Amazon, come Google, sta diventando un mercato in cui anche la persona gifted, che ha una buona idea, può entrare con mezzi veramente minimi. Perché? Perché stanno emergendo, speravo di essere in grado di farvi vedere qualche cosa, ma la tecnologia mi ha altamente tradito e non mi permette di farlo, quindi mi crederete sulla parola, stanno emergendo fornitori di servizi di progettazione dell'Internet delle cose. Da una ricerca recente di una società di mercato, sono emersi qualcosa come 105 fornitori di servizi per l'Internet delle cose. Ne citerò soltanto uno perché è il caso più eclatante, che è Particle Industries. Particle Industries è una cosa che dal punto di vista tecnologico produce orgasmi, perché è perfetta per qualunque tecnologo che abbia l'idea di dover produrre un oggetto, ma sappia perfettamente cosa vuol dire concepirlo, ingegnerizzarlo, scrivere il software, preparare l'hardware, fare i prototipi, fare una prima serie, lanciarla sul mercato. È una cosa che rende questo processo alla portata soltanto di grandi industrie, mentre invece adesso è alla portata di un singolo individuo che conosca un minimo l'elettronica e l'informatica. Perché? Perché questa società e altre società simili a lei forniscono tutti i servizi a 360 gradi in cui sostanzialmente il produttore dell'oggetto, il presunto produttore, riversa soltanto la sua idea in forma sostanzialmente di software e di aspetto dell'oggetto, perché gli viene fornito un completo ambiente di sviluppo con librerie, con interfacce di compilazione, con sistemi per caricare il software direttamente nell'oggetto, che è completamente cloudizzato. La compilazione avviene nel cloud, l'evoluzione del prodotto avviene nel cloud, le schede per produrre il prototipo sono fornite a prezzi stracciati, addirittura gratuitamente in certi casi, in modo tale che chi deve realizzare l'oggetto sia facilitato al massimo, con un centinaio, 200 euro possa produrre, ovviamente mettendoci l'idea e il software che lo animo, possa produrre un oggetto funzionale. Gli viene utilizzato, lo stesso servizio viene utilizzato per fare il deployment delle prime serie e quindi installarlo automaticamente presso gli utenti che lo abbiano comprato. Permette di controllare una flotta di questi oggetti, semmai l'oggetto arrivasse sul mercato, e
quindi fornisce dei servizi anche, diciamo, post vendita degli oggetti. E dov'è il male? Il male è che questa azienda si mette esattamente nel centro del processo ed è in grado potenzialmente di controllare tutto, conosce tutto il software perché i software vengono compilati nel cloud, conosce la posizione, il momento di funzionamento e tutte le variabili degli oggetti che sono stati venduti da un terzo, ma tramite il suo servizio presso tutti i clienti. Vede tutti i flussi di dati di questi oggetti, perché questi oggetti riescono a parlare uno con l'altro e con il loro proprietario, passando da questo cloud e soltanto da questo. Quindi potenzialmente, senza che ci sia ancora nessuna evidenza, questo cloud accentra tutti i dati di tutti gli oggetti che sono stati prodotti con questa infrastruttura. Questo approccio, diciamo, a un mercato nuovo è in atto, ed è in atto senza nessuna cautela che non siano condizioni di utilizzo assolutamente sbilanciate nei confronti degli utenti primari, che sono i progettisti degli oggetti, quindi poi diventano parte in causa, e non prende invece nessuna considerazione i diritti di coloro che quegli oggetti andranno a usare, anche se quegli oggetti saranno ancora, se mi consentite il termine, schiavi del produttore del servizio iniziale del progetto, che si è posto nel centro del processo e quindi è in grado di avere un potere a cui confronto i poteri di Amazon tramite Alexa o quelli di Google su motori di ricerca sono soltanto un lavoro da dilettanti. Quindi attraggo l'attenzione del Presidente della Corte se questa situazione potesse estendere i capi di imputazione, anche se effettivamente la situazione dal punto di vista tecnologico è ben determinata, ma dal punto di vista legale credo che nessuno ancora si sia mai occupato di questo tipo di problematiche. Concludo abbastanza rapidamente attirando l'attenzione della Corte su due eventi che io considero possibili capi di imputazione aggiuntivi. Allora, sempre nell'ottica della fornitura di servizi cloud consolidati, quindi fornitura di dati o di servizi tradizionali, dalla stessa esposizione che è stata fatta in quest'aula durante gli incontri della scorsa giornata è emerso secondo me un fatto interessante, che il cloud è, e noi concordiamo assolutamente, perfettamente in grado di implementare soluzioni sicure che producono risparmi, e questo è giusto perché un'azienda che abbia bisogno di servizi cloud, un'azienda che fornisca servizi cloud, possono scambiarsi con mutuo vantaggio questi servizi e implementarli in maniera totalmente sicura, ovviamente se l'implementazione è fatta con cura. Ed esiste già un quadro giuridico che è contrattuale, che è fatto sostanzialmente di service level agreement, che mette in sicurezza le due parti di questo processo e fa sì che chi fornisce il servizio fornisca un servizio allo stato dell'arte, perché il service agreement prevede che debba rispettare certe cose, e che chi questo servizio riceve sia tutelato nei confronti del fornitore, che deve rispettare certi parametri di fornitura che mettono in sicurezza. Così succede che aziende che considerano il proprio patrimonio di dati, ovviamente la cosa più preziosa in assoluto, poi questo patrimonio mettono potenzialmente esternalizzandolo al rischio, anche se si sentono comunque abbastanza tutelati dal punto di vista legale. Noi abbiamo delle perplessità su questo approccio, perché si trasferisce sicurezza e responsabilità da un piano pratico a un piano che è tutelato soltanto da dei contratti. Quindi la tutela legale esiste, ma la tutela reale non è detto che venga mantenuta, perché questi contratti poi devono essere fatti senza apocalisse zombie, senza altri parametri del genere. Il dubbio che alla parte civile viene è che le due parti coinvolte dai contratti si sentano perfettamente sicure, perché i contratti sono nati sulla loro esigenza, ma gli utenti finali di questi servizi, che molto spesso sono extra contrattuali perché sono consumatori, in realtà vengano messi a rischio da scelte perfettamente legittime da un punto di vista contrattuale e probabilmente anche buone dal punto di vista tecnico, ma che tutelano soltanto le parti in causa e non, per esempio, gli utenti finali di una di queste parti. Tipicamente chi riceve servizi cloud poi fornisce servizi a sua volta, molto spesso al pubblico in generale, e nessuno si è occupato di che cosa implica
di passare un servizio in cloud dal punto di vista degli utenti finali, questo servizio fluisce e soprattutto i contratti di service development non mettono in nessuna evidenza questa possibile tutela che deve essere esercitata per una parte che è completamente extra contrattuale. Nel caso si rilevino colposità in questo approccio, nel caso che questa Corte possa individuare situazioni in cui questo potenziale pericolo in realtà è diventato reale, noi chiediamo che venga prospettata l'inserimento di un capo di imputazione di associazione a delinquere nei confronti di chi questi contratti conclude trascurando l'interesse di terze parti. E infine un ulteriore capo di imputazione potrebbe essere rivelato da un comportamento che i fornitori di servizi che sono in cloud hanno direttamente verso gli utenti finali, e noi intendiamo riferirci a big data player come Facebook, come Google, come Instagram, che forniscono molto spesso gratuitamente servizi anche molto interessanti ai consumatori generali. I consumatori anche in questo caso ricevono un servizio principale e quindi vedono soltanto quello e non hanno assolutamente la cultura informatica o anche la cultura in generale qualche volta per poter capire cosa significa accettare quel servizio e utilizzarlo dal punto di vista di quello che avviene in maniera di nuovo totalmente legale, perché le condizioni di uso sicuramente da un punto di vista tutelano chi questi servizi fornisce, e che cosa avviene dietro, cioè il fatto che loro forniscono comunque dati personali, il fatto che questi dati personali o anche sensibili magari sono in realtà la fonte del profitto. Chi questo servizio fornisce sostanzialmente gratuitamente, cosa che ha tutto il diritto di fare, ma che non lo esime dalle responsabilità nei confronti dei suoi clienti, che sono oltretutto clienti diretti, quindi sono tutelati dalle condizioni di uso. Il fatto che questi clienti non siano in grado di comprendere le implicazioni di un servizio che gli viene offerto in una modalità totalmente amichevole e generale può configurare, se chi fornisce il servizio è a conoscenza che i suoi clienti non sono in grado di capire le implicazioni di questo servizio, e c'è un caso degli ultimi anni in Italia, relativamente recente quindi, che è il comportamento di Poste Italiane nella fornitura dei servizi bancari alla sua platea di pensionati, comunque di persone che normalmente non si erano mai posti in questo problema, che le ha esposte poi a una sequenza infinita di truffe bancarie, perché l'implementazione dei servizi bancari dal punto di vista delle login e delle credenziali era molto artigianale, per non dire peggio. Siccome una responsabilità generale è stata riconosciuta nei confronti di questo big player, questo tipo di contestazioni potrebbe essere rivolto anche nei confronti della credibilità. In questo caso, poiché viene offerto un servizio apparentemente semplice ma complesso a una platea vasta di persone non in grado di comprendere le implicazioni, e chi fornisce il servizio è perfettamente a conoscenza di questo fatto, io chiedo che venga esaminata la possibilità di inserire un ulteriore capo di imputazione per circonvenzione di incapace. La ringrazio molto. A questo punto darei la parola alla difesa, in particolare all'avvocato. Andrea Ghirardini, in difesa. Sono qui in... Si sente? No. Bene? Però ci sono? Oh. Io sono qui in difesa del cloud perché finora, parlo tecnico, ho sentito una quantità di imbecillate che metà basta. E quindi vorrei dire che tutto quello che ci stavo prima è stato molto falso e tendenzioso. Perché? Siamo in un'aula. Il cloud, possiamo dire, è così cattivo? Oppure è un lavoratore schiavizzato, ipersfruttato o costretto a lavorare in condizioni inumane? Beh, vorrei portarvi ad esempio un film che penso di essere l'unica persona in Italia che ha visto, perché quando lo chiedo nessuno mi dice di averlo visto.
Avete visto un film? Grazie, per fortuna. Pensavo di aver avuto un'allucinazione un giorno che ho mangiato pesante. E avete visto un film che si chiama Sex Tape? Ecco. Vale la pena di guardarlo, anche perché si vede Cameron Diaz particolarmente discinta. Comunque ve lo riassumo. Questa coppia, dopo 10 anni di matrimonio, ha una routine che ormai è consolidata, e una sera che i figli sono dai parenti decidono di mettere un po' di pepe alla loro relazione. E cosa fanno? Decidono di girare un film porno. Allora che cosa succede? Il problema è che il marito nel corso del tempo regalava tutti i suoi vecchi iPad ad altre persone. E lei gli diceva, ma perché regali i tuoi iPad? Gli diceva, non è l'iPad il regalo, è la musica che c'è sopra, che viene sincronizzata con le mie playlist, e tutte le persone a cui regalo il mio iPad sono contente di sapere quali sono di ascoltare le musiche che ascolto io. Sta di fatto che viene aggiornato il programma di sincronizzazione e il film porno di questi due coniugi finisce in mano a tutti quelli a cui è stato regalato l'iPad. Per cui c'è a un certo punto si passa una notte di terrore nella quale questi due girano tutte le case delle varie persone andando a cercare di rubare o distruggere questo iPad per evitare di fare figure. La scena clou è quella che vedete lì, in cui lei ovviamente è imbestialita e parla al marito. È in inglese, ma spero che lo capiate. Basta usare un altoparlante per sentire l'audio. Sì, però non si sente lo stesso, che figo. Però la vena polemica è tornata contro. Prova a vedere se sta facendo italiano ancora più bella, vi posso garantire che sta scena italiana è ancora più bella. Questa scena italiana è bellissima, però ve la dico io. È da sfregarsi questa scena. No, fantastico, non si sente l'audio, perfetto. Allora, la scena è lei imbestialita che dice, ma allora, non capisco, ma non si può prendere questo filmato e tirarlo giù dal cloud? E lui girandosi dice, il cloud è un mistero, nessuno sa cos'è il cloud. E questo vi fa capire qual è il punto nodale. Il punto nodale non è che il cloud è brutto e cattivo, il punto nodale è che la gente lo usa. Siamo partiti con una cosa terribile che dice che il computer è una cosa facile da usare. Non è vero, basta vedere mia moglie quando lo usa. E la gente utilizza il cloud nella stessa identica maniera. Avete uno smartphone, avete un computer comprato da meno di 3 anni, state utilizzando i servizi cloud, che voi lo vogliate o no. Vi sono offerti anche una montagna di servizi cloud gratuiti. Allora, dopo vi racconto un'altra esperienza che è interessante, ma andiamo avanti. Allora, quali sono i servizi che usate? Beh, per esempio l'autenticazione. Chiunque sia un utente Macintosh o un utente Windows 10 probabilmente ha un account in cloud, per cui sia il sistema di autenticazione in cloud. Backup, tutti facciamo il backup dell'iPhone, eccetera, direttamente in cloud. Utilizziamo la mail, Gmail, tutti abbiamo una casella su Gmail. La navigazione, le ricerche, gli assistenti vocali che sono così comodi, fa molto figo parlare a Siri, a Cortana, a OK Google, eccetera, eccetera. Questi sono tutti servizi cloud che hanno dietro una grandissima potenza di calcolo. Abbiamo il remote drive, è molto comodo prendere tutta la nostra roba e sbatterla sul cloud, così non dobbiamo comprare degli hard disk noi. E le web application, social, perché i più grandi reti del mondo sono le reti di Facebook e comunque dei social network. La gestione delle fotografie, perché quando noi compriamo uno smartphone Android è molto bello prendere tutte le nostre foto e dire a Google tienele tu, che così non mi devo preoccupare io e se rompo l'hard disk mia moglie non mi uccide, come è successo. Messaggistica, comunicazioni e avanti il popolo. Abbiamo poi le aziende. Le aziende, è bello perché io sto girando parecchio per le aziende per il discorso GDPR. E parli con gli amministratori di sistema e dicono: avete servizi cloud? Ah no, noi no. Ah beh, perfetto. E Office? No, abbiamo Office 365. Ma la mail? No, la mail è su Gmail. Ah, ok. Ma le paghe? No, le paghe le gestisce Zucchetti. Ah, va bene. E il vostro sistema informativo è su software IBM. Cioè, ma ce l'avete un computer in azienda? Quindi il discorso è, il cloud è usato? Sì, molto. È sfruttato? Sì, tanto. Quali sono alcuni esempi? Per esempio questi. Abbiamo gente che utilizza tutta la security in cloud. La security della mia azienda è in cloud. Contento te, contenti tutti. Ho tutte le foto della mia famiglia in cloud. Quali foto? Hai mai guardato che cosa c'è sulle foto che tu carichi in cloud e che vengono caricate automaticamente?
praticamente? No. È necessario conoscere il cloud? Sì, perché è facile dire il cloud è brutto e cattivo, il cloud fa male, il cloud fa questo. C'è una ricerca di un inglese che dice che ha controllato, ha monitorato tipo 20.000 utenti. E sapete qual è il tempo medio di lettura delle condizioni di d'uso di un servizio cloud? 2,4 secondi. Allora la domanda è: se io utilizzo una cosa senza, se io ho una pistola e mi sparo in un piede, non ho mai visto una pistola, è colpa della pistola o mia che mi sono sparato in un piede? Allora, è chiaro, non stiamo dicendo che il cloud è perfetto, stiamo dicendo che gli utenti sono scemi, è diverso. Il teorema di Rebus dice non siamo geni noi, sono cretini loro. Allora, qual è il discorso? Che utilizzare qualunque tecnologia incorre in un rischio. Questo rischio può essere accettato, trasferito o minimizzato. Però cos'è il problema? Che io devo essere conscio del rischio che sto correndo. Se io non ho la patente e utilizzo la macchina, probabilmente mi andrò a schiantare. Ma è colpa della macchina o è colpa mia? Andiamo avanti. Ci sono degli esempi d'uso del cloud che vorrei citarvi, ma tenete presente che c'è di peggio. Cioè, è facile dire, ah, sei stato stupido perché hai messo della roba in cloud, ma la domanda è, da che situazioni provenivi? Non so voi, ma per me i peggiori utenti del mondo sono gli avvocati. Perché hanno un sacco di dati sensibili, giudiziari, eccetera, e hanno delle reti informatiche che Dio solo sa dove tengono i dati, perché loro sicuramente non lo sanno. Allora, questo punto è meglio un avvocato che ha i dati sparsi su 40 computer del suo studio e Dio solo sa se si ricorda dove stanno gli atti, o un avvocato che ha le pennine USB, o un avvocato che prende il gestionale da Ipsoa e lo mette tutto nel datacenter di Ipsoa, che almeno sa che è lì, giusto? Allora, perché c'è di peggio? Allora, applicazioni di e-learning, tutte le scuole, le università che fanno insegnamento a distanza usano un servizio che si chiama Moodle. È un problema? Direi sostanzialmente di no, è molto comodo. Le presentazioni, due dei sistemi più comodi per fare presentazioni sono Prezi e Sway. Allora, Sway è quello che sto usando io. Allora, se io devo comunicare una cosa che è pubblica, sono qui davanti a voi, sto comunicando una cosa, cosa c'è di più comodo? Io sbuttarla in cloud. Non ti devo mandare il PDF, non devo rompermi l'anima, non devo condividerti la cosa, non devo inventarmi a chi mandare di questi signori. Mando un link, punto. La cosa è lì, è distribuita. Tanto era una cosa che era destinata a essere pubblica, no? Remote drive, io posso usare un remote drive? Certo, devo dipendere se ci metto un segreto industriale. Ma chi è che lo deve distinguere? Io o il servizio cloud? Io uso una tecnologia. Sarebbe implicito che ci mettessi io l'intelligenza, giusto? Abbiamo il remote backup, abbiamo S3, abbiamo un sacco di servizi che fanno un remote backup. E dice, è pericoloso? Sì. Allora, io ho un sistema Synology a casa, un piccolo NAS dove ho tutta la mia roba. E questo mi permette di fare backup in cloud. Una tra le cose che mi chiede quando configuro il backup in cloud è, puoi cifrarlo? No, troppo sbattimento. Vabbè, allora sono problemi miei se prendo i miei dati e li butto su un servizio dove chiunque potrebbe vederli. Visto che avrei l'alternativa, lo cifro e sfrutto il servizio di qualcun altro. Collaborazione, Office 365, è comodissimo. Avete mai provato a scrivere da tecnico un atto insieme a un avvocato? C'è da spararsi. E invece che cosa c'è di più comodo di dire? Prendo il mio atto, lo butto su Office 365, condivido il link, siamo in due che lavoriamo direttamente sullo stesso, e in videoconferenza gli spiego la parte tecnica e lui mi spiega la parte legale di cui io non capisco niente. Una collaborazione di questo genere è un servizio particolarmente utile. L'autenticazione. Alcune aziende prendono parte della loro autenticazione e la duplicano su Microsoft in cloud. È brutto? Potremmo dire di sì. È bello, dipende. Prima come si autenticavano con biglietti volanti? Dovevano duplicare tutti gli account. Allora forse, magari, questa situazione potrebbe non essere così male. Disaster recovery. Tanti tengono il disaster recovery su SoftLayer. È sbagliato? Magari sì. È più sbagliato avere il disaster recovery là o non averlo? Dipende dalle situazioni. Di nuovo, non è il servizio che ci deve mettere la valutazione del rischio, è l'utente.
forse, ho sbagliato, forse in questo caso sarebbe meglio evitare. C'è gente che usa impropriamente i servizi cloud, per esempio conosco aziende anche quotate che hanno tutta la sicurezza in cloud. È bello avere un servizio cloud di management di tutti i miei firewall sulla mia rete mondiale? A me non sembra particolarmente intelligente. Abbiamo sistemi di collegamento con il core aziendale. Io sto girando un sacco di aziende mi dicono: ah, tutte le mie sedi in Europa sono collegate tra di loro. Bene, che cosa usi? MPLS? Cifri i dati su MPLS? No, è una rete privata. No, tu pensi sia una rete privata. Il tuo fornitore di connettività MPLS, che ha 15.000 dipendenti, sa benissimo che quella gira tutto all'interno dello stesso fascio di fibre ottiche e che quindi può essere facilmente intercettabile. Ci fai passare sopra dati classificati o bancari? E beh, lo scemo non è il fornitore di connettività, lo scemo sei tu. Sistemi IRP, c'è gente che ha tutto l'IRP fuori, cioè tutta la parte finanziaria di gestione della mia azienda, eccetera, è fuori. È una bella cosa? A me non pare. Ha dati molto personali e privati. Allora, io faccio sempre questo esempio. Avete mai letto le condizioni contrattuali di Google? Di solito nessuno lo fa. Comunque, sostanzialmente, c'è un paragrafino che dice tutto quello che passa per i miei server è mio. È giusto? Per me no. Però, io sto usufruendo di un servizio che non pago e lui mi dice la condizione è che la proprietà è mia. È giusto? Devo valutarlo io. Le ho lette le condizioni? No, ci ho messo 2,4 secondi per accettarle. Così leggere una lista era difficile. Ne trarrò le conseguenze, però. Allora, cosa vuol dire sostanzialmente? Che se Google domani decidesse di aprire un sito di porno amatoriale, avrebbe solo l'imbarazzo della scelta di che cosa trovare in giro. Vero? E la roba sarebbe sua. E la colpa di chi è? Di Google o degli utenti che caricano foto a nastro perché comodo di lì? Abbiamo i collegamenti remoti, abbiamo tutto quello che viene gestito con la... C'è un mio cliente che fa: ah, io tutto, ho tutto in cloud, sì, ma ho tutto cifrato. Bene, la chiave di cifratura chi ce l'ha? Il servizio di fornitore cloud. Ma allora cosa ci fa fare? Andiamo avanti e diciamo: povero cloud, ma è tutta colpa sua? Perché in realtà no, questa è un'associazione a delinquere di cui il cloud è la povera vittima. E chi sono le persone realmente colpevoli? Uno, l'utente che usa servizi cloud senza la minima coscienza e pretendendo di avere ragione senza neanche leggere le condizioni contrattuali. Qual è poi il progettista di sistemi? Perché se sono Yahoo, mi bucano 3 volte e mi rubano 3 miliardi di account, la colpa non è neanche dell'utente. È che ho progettato un sistema male, perché sono il presidente di queste cose. Il sistema administrator. Perché il sistema administrator? Perché quando io gestisco un sistema con milioni o miliardi di account e dati personali, non posso gestire le cose male. Io avrei detto un'altra cosa. Il security manager di Equifax, che ha perso 178 milioni di dati di correntisti americani sulla loro situazione creditizia, è laureato in composizione musicale. Allora la domanda è: era giusta questa persona per fare il security manager? Magari no. E i risultati si sono visti. Il programmatore è quasi il peggiore di tutti, perché il programmatore è quello che scrive codice male e poi pretende di mandarlo in produzione senza aver fatto un pen test, senza aver fatto un vulnerability assessment, senza di aver fatto altro. E poi ci si stupisce che ci sono le SQL injection. Cioè, è uno degli attacchi più vecchi del mondo, cioè è stata inventata la ruota e dopo la SQL injection. E nonostante questo c'è ancora. E io ho conosciuto fiori di aziende quotate in borsa che gestiscono dati di rilevanza nazionale che hanno dei siti web che sono bucabili con la SQL injection e vi potete copiare il database per colpa chi? Del programmatore. E poi l'altro peggiore di tutti, il management. Il management è quello che tu gli dici: mi servono dei soldi per la sicurezza, e ti dice no, costa. Allora, è colpa del cloud? No. È colpa di chi ti dice: il sistema di test che stavi testando fino a ieri domani va in produzione.
produzione, ah, ne facciamo una copia, la gestiamo. No, no, il sistema di test va in produzione. Perché? Perché siamo in ritardo e il cliente non vuole. Ma non essere sicuro, è lo stesso. Intanto va in produzione. Ho avuto sì un cliente che mi aveva chiesto un pen test su una cosa non di rilevanza nazionale, di rilevanza strategica. E il suo e dato che il management, per evitare di assumere personale, ha dato tutto in mano il sistema informativo interno a una società terza, la società terza, quando ha sentito parlare di pen test, ha detto: se voi provate a fare un pen test sui vostri sistemi, io recedo il contratto e non vi faccio più manutenzione. E la colpa di chi è? Del management, perché hai fatto un contratto fatto coi piedi e ti sei fatto fregare. E sapete qual è il risultato? Che 4 mesi dopo un ragazzo di 17 anni si è avvocato e ha tirato fuori tutto. Allora, signor Presidente, la colpa è del cloud o di questa pletora di idioti che lo stanno utilizzando in malo modo, senza capire niente di tecnologie, senza nessuna coscienza di quello che stanno facendo? Lascio a lei la decisione. Grazie. A difesa del cloud, do la parola all'avvocato Berto. Grazie Presidente, grazie giudice relatore. Quando Marco ed Emanuele mi hanno chiesto di venire a parlare di oggi, a fare difensore del cloud, visto il mio ruolo in CSA, sono dei cofondatori di CSA nonché vicepresidente, gli ho risposto con una mail dicendo: Ave Cesare, morituri che saluta. Perché venire a parlare oggi con dei colleghi penalisti, io sono tributarista, è già destabilizza per me. Secondo, parlare di privacy, che è un ambiente non particolarmente favorevole al cloud per definizione, ovvero un ambiente ostile, diffidente, è già una cosa abbastanza da suicida. E terzo, perché secondo me è un degli elementi che sono emersi in tutti quei discorsi che ho sentito prima e da quello che ho capito anche ieri, quando si parla di cloud computing si parla di un paradigma veramente ampio. Quindi cercare di difendere il cloud dai capi di imputazione che hanno sollevato i colleghi su una realtà così complessa e così variegata dovrei tenere di qua una settimana, e tra l'altro non basterebbe, perché dovrei per ogni tipo di servizio cloud o di macro tipologia di servizio cloud darvi tutta una serie di elementi che poi possono essere utilizzati a favore o contro, ma insomma quantomeno rende un fenomeno diciamo un momentino più accettabile. Punta la prescrizione, ragazzi. Cloud. Quando ho iniziato la pratica, nello studio del mio maestro c'era una bellissima targa che ho imparato a memoria subito perché mi è piaciuta. Degli avvocati è più facile parlarne male che non averne bisogno. Colleghi, mi illuso tantissimo quando parlo male. Mutanti su mutanti, dei cloud è più facile parlarne male che non averne bisogno. Questo secondo me è il vero concetto, e questa è già la prima linea difensiva indiscutibile. Di tutti i presenti in quest'aula, penso che non ci sia nessuno che non utilizzi almeno un servizio cloud. Anche la parte civile dell'accusa, che è uno dei più ostili a questo paradigma, utilizza dei servizi cloud, e questa dice tutta. Nello stesso tempo, ovviamente, non posso cercare per definizione il capo di imputazione che dice Marco quando gli dice cos'è circonvenzione incapace, cose di questo genere, perché secondo me anche qua, cioè, bisognerebbe anche un po' finirla di dire che il cittadino medio è un sottosviluppato mentale e quindi va portato da quando nasce fino alla morte col braccino, col coso, perché a un certo punto almeno io tutto sommato non mi sento esattamente così, perché ritengo che ognuno di noi abbia una capacità intellettuale di un certo tipo, chi più chi meno, chi la usa sempre, chi lo usa in maniera discontinua, però insomma non siamo degli essenziali. Sicuramente quando si parla del computer bisognerebbe fare mentalmente, per le categorie professionali, che ormai è un obbligo di legge,
ma per i diciamo, privati dovrebbe essere una forma mentis, fare un minimo di analisi dei rischi, cioè che dati voglio mettere su, come li voglio trattare e chi è possibile interessato a quei miei dati. Metto su le fotografie di casa mia, della mia famiglia, eccetera. Va bene, so già che è un discorso delicato, perché, nelle foto ci sono un sacco di elementi che possono, da cui si può ricavare un sacco di cose sulla mia famiglia, sulla mia personalità, sul mio stile di vita, eccetera. Bene. Chi può essere il che può essere interessato a questo tipo di realtà, a questo tipo di dati? Soggetti pubblici, soggetti privati, eccetera. Quindi questo secondo me dovrebbe essere la base. E tra l'altro la normativa, questa è una cosa che assolutamente ormai il GDPR impone finalmente. Andrea ha detto una cosa secondo me sacrosanta, con una serie di esempi molto importanti, e cioè tutti noi tendiamo a criminalizzare il cloud, ma se non affrontiamo in maniera realistica ci rendiamo conto che il cloud è in realtà molto e molto più sicuro della maggioranza dei nostri computer. Quando mi dicono il cloud è il computer di un altro, sì, sotto certi profili mi sto benissimo, ma il nostro PC, il nostro device è veramente nostro? Cioè, quando noi compriamo un PC, noi sappiamo perfettamente l'hardware che c'è dentro. Voi sapete benissimo che c'è stato un momento in cui su certe macchine avevano la Microsoft pretendeva l'inserimento di un microchip dove teneva tutto sotto controllo, quindi anche il singolo device è veramente sicuro. Quando mi parlano di software open source, giustissimo, perché anche io su certe cose il software open source lo utilizzo. Però attenzione che non è assolutamente la panacea di tutti i mali, perché o come c'è qualche informatico che conosco che utilizza delle macchine che si assembla a lui, che mette su Linux, ma come si chiama, non usando la distribuzione, ma andando a compilarsi tutto l'intero sistema, allora certo quello diventa una macchina dove io sono veramente proprietario. Ma altrimenti io sono proprietario esattamente come sono proprietario sul cloud. In più o meno, adesso sto ovviamente enfatizzando, ma i principi cardine sono sicuramente questi. Giustamente diceva degli avvocati, questa che è una slide dove non sono sicuro di violare il copyright, quindi per favore non ci sarà con le slide che lascio. Questa secondo me è una slide molto importante. Questa è frutto di una ricerca fatta negli Stati Uniti, dove hanno dimostrato che gli studi legali sono dei principali fonte di pericolo sulla fuoriuscita di dati, perché gli studi legali in genere non tengono in maniera adeguata, cioè non pensano in maniera adeguata alla sicurezza. Voi sapete benissimo, o immaginate benissimo, e i colleghi in sala lo sanno, che noi come avvocati trattiamo una marea di dati, al di là della dicotomia del codice privacy, dati personali e dati sensibili. Io quando vado a parlare di security parlo sempre in generale di dati delicati, perché soprattutto nel nostro settore comunque sono dati delicati, quindi lasciando stare quello che prevede la norma, però sono comunque dati delicati dove abbiamo delle responsabilità anche di tipo deontologico, eccetera. Questo sono i rischi di uno studio legale. Avere dei colleghi con cui è possibile trasmettere delle email cifrate, che non vuol dire anche, banalmente non ancora arrivare ad usare i GPG, basta semplicemente usare SMIME, quindi mettere polo sui certificati, eccetera, è una cosa che a me capita con pochissimi, ma quello per esempio sarebbe una cosa fantastica, a costo zero tra l'altro. Quindi, sicuramente uno dei primi elementi che io sollevo è la questione del cloud come strumento potenzialmente e in concreto molto più sicuro della meglio dei nostri device, della meglio dei nostri PC. Recentemente a Brescia sono stato prima dell'estate, ho un convegno selezionato tra i commercialisti, parlo di privacy, di studi, eccetera, eccetera, faccio tutto il solito pistolotto, eccetera, eccetera, e dopodiché quando uno di loro mi porta in stazione molto gentilmente mi fa: sì, avvocato ha ragione, però io sul mio smartphone il PIN lo metto perché è troppo scomodo. Grazie, va bene, ho perso quindi la mattinata per niente, perché se neanche un PIN costituisce un problema, quando tutti ormai sanno che mettendo il PIN sul nostro mobile vuol dire automaticamente verificare la cifratura e quello diventa un problema digitare un PIN, siamo veramente, è difficile far capire certe cose. La difesa, quando io parlo su queste cose, secondo me la difesa parte sicuramente al quadro normativo per un avvocato.
e come difesa secondo me c'è il GDPR che fa un salto qualitativo per quanto riguarda il cloud, perché impone tutta una serie di principi non indifferenti. Tra l'altro, come i colleghi sanno benissimo, la scelta di passare da una direttiva ad un regolamento, già solo questo segnala quanto per l'Europa è diventata importante la questione della tutela dei dati personali. Certo, abbiamo una problematica enorme che è quella degli Stati Uniti, perché loro hanno una legislazione sul trattamento dei dati totalmente diversa, perché non ce l'hanno organizzata come macro norma su tutti i dati personali, ma loro hanno alcune norme solo su certe tipologie di dati, e quindi si è arrivato al Privacy Shield proprio per poter trasmettere in maniera legittima dati con gli Stati Uniti, con i provider americani, quando non sei coperto da un contratto. Io da avvocato, è l'unica cosa che dico, a me il Privacy non piace moltissimo, penso che tutti i legali non piaccia moltissimo, si dà sicuramente una copertura giuridica, però è frutto di un compromesso, ma con gli Stati Uniti si fa sempre un compromesso. Mi preme segnalarvi, anche se quando si vede niente, perché quello che fanno è a fuoco, questa bozza del regolamento UE che è stata pubblicata a gennaio di quest'anno e che dovrebbe andare a regolare il trattamento dei dati online, quindi andando a sostituire la direttiva attuale. L'Unione Europea sta pensando di fare uno sforzo enorme, perché loro vorrebbero approvare il testo definitivo entro maggio dell'anno prossimo, in modo tale che le due norme entrino in funzione contemporaneamente, quindi sia il regolamento UE assolutamente dati, sia questo, se entrano insieme contemporaneamente, ci danno una copertura giuridica a 360 gradi, a cui anche gli americani dovranno tassativamente informarsi. Tra l'altro questa bozza del regolamento è particolarmente interessante perché tocca due cose che in security sono veramente importantissime. Una regola il metadati, è la prima normativa che parla di metadati, della tutela dei metadati. Voi sapete benissimo che in intelligence su tante situazioni non è necessario andare al contenuto di un file eccetera, è più di sufficienti metadati per avere tutto un quadro di situazioni e comunque per poter orientare in maniera precisissima l'attività investigativa di intelligence che sia. E secondo, questa direttiva risponde un po' a quelle grosse preoccupazioni della parte civile dell'accusa, quindi di Marco, per quanto riguarda gli IoT, perché va proprio a toccare e a regolamentare anche tutto ciò che riguarda gli IoT, quindi speriamo che entri in vigore rapidamente e che possa essere incisiva come norma. Ancora sul quadro normativo. La prima riga, quando si parla di privacy by default e by design, secondo me questi sono due concetti che per la prima volta vengono introdotti per norma e che dove si giocherà tutto quanto, nel senso che le aziende, questi due concetti dovranno, che sono volutamente generalistici, dovranno per forza tenerne conto, perché altrimenti rischiano grosso. Ed è una svolta epocale, perché questo vuol dire che qualsiasi cosa facciamo uno deve per forza pensare da subito alla privacy. E come la pensa? Con le analisi dei rischi. Cioè, se voi, soprattutto i colleghi in sala lo sanno benissimo, noi siamo abituati, abbiamo avuto sempre di provenienza europea due norme, la 231 del 2001 sulla sovranità degli enti amministrativi, quella sulla sicurezza sul lavoro, dove i capisaldi iniziali su cui si gioca tutto, poi la responsabilità, è l'analisi di rischi iniziali. Se uno fa l'analisi di rischi iniziali seria, non riesce a farlo. Anche il privato, secondo me, dovrebbe farla come formamenti, come dicevo prima. È ovvio che la farà in maniera totalmente diversa, ma come la sta facendo in una marea di situazioni totalmente diverse. Vai tu a spiegare che la carta fedeltà del supermercato ti permette di tenerti sotto controllo le tue spese, quindi da un lato ti do il bonus, dall'altro ti do il regalo, eccetera, ma intanto loro collezionano una serie di dati che serve anche per la qualità del servizio, ma serve anche per altre cose, perché banalmente non sono tutti dei criminali, perché è una cosa che non accetto quando si parla seriamente di questi argomenti: un conto sono le patologie, un conto è il quadro di riferimento. Cioè, io non posso dire un sistema è per forza sbagliato perché ci sono i delinquenti.
perché non funziona come argomentazione fino a prova contraria. Cioè, la tecnologia cloud, il paradigma cloud è una tecnologia assolutamente neutra, e poi l'utilizzo che faccio che può essere pericoloso o non pericoloso, esattamente come quando compro lo strumento più vecchio del mondo, che è il coltello. Io dopo il coltello posso farci di tutto. Posso ammazzare una persona, lo posso usare per tutti i motivi per cui noi comunemente usiamo un coltello. Quindi, per tagliare i bronchi. Esattamente. Poi mi avvisi quando lo mangi perché cose di conseguenza i bronchi. Quindi io non accetto che una cosa venga criminalizzata a priori sulla base che può essere potenzialmente pericoloso. Certo che è potenzialmente pericoloso, ma lo sappiamo in Italia, lo sappiamo dal 1996 che il trattamento dei dati è considerata per legge un'attività pericolosa, 2050. Quindi secondo me non può essere questo che muove il discorso. La questione del rischio privacy, quindi sulla tutela dei cittadini, non solo per le indagini, law enforcement o di intelligence. Allora, quello secondo me è un argomento particolarmente delicato, per due motivi. Primo, perché in genere si muovono sempre sulla base di un qualche provvedimento normativo, cioè non c'è nessuno di questi enti governativi che si muove così. E quando si muovono così e li prendono, vengono anche loro sanzionati. Quindi c'è sempre una norma di riferimento. Secondo, non dimenticate che sia per il codice privacy attualmente in vigore, sia per il GDPR, questo tipo di attività, quindi tutto ciò che è collezione di dati per sicurezza nazionale o per sicurezza pubblica, non entrano nel cappello protettivo del codice privacy, non entrano nel cappello protettivo del GDPR, sono espressamente esclusi. Quindi queste attività non c'entrano niente col trattamento dei dati, ma per legge, posso citare adesso, se avete, poi se interessa mi posso citare gli articoli, invece sono proprio fuori da questa cosa, sono espressamente previsti. Snowden, certo, Snowden, tanto facile dire Snowden, e indubbiamente ha dato una bella sferzata, ed è giusto che esistano personaggi come a mio modo di vedere, anche se poi sapete che quelle figure sono sempre borderline, che consigliano traditori e altri, ma doveva arrivare Snowden? Tutti noi che ci occupiamo di questo tipo di materie lo sapevamo da almeno 10 o 15 anni prima, perché il fenomeno Echelon, dove l'Europa lo sapeva perché ci sono state interrogazioni parlamentari del Parlamento Europeo sul fenomeno Echelon, sappiamo benissimo che i Big Five facevano questo tipo di collezione smodata di dati su tutte le comunicazioni elettroniche, su tutte le comunicazioni elettroniche, quindi non solo sul cloud, su tutte le comunicazioni elettroniche. Quali altre norme secondo me sono molto importanti col GDPR e che vanno a toccare in maniera pesante i provider cloud? Le misure tecniche organizzative adeguate per la sicurezza. Se voi andate a leggervi quell'articolo, e caspita, quell'articolo è particolarmente interessante perché innanzitutto finalmente vengono eliminate le misure minime di sicurezza e viene data invece un cappello di misure tecniche organizzative adeguate allo stato di sviluppo tecnologico, alla tipologia dei dati, al tipo di trattamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una norma particolarmente ampia dove difficilmente un provider potrà svicolare da eventuali responsabilità. La problematica contrattuale che inizialmente sui campi di imputazione avete messo, poi mi sembra l'avete levata sul contrattuale, perché inizialmente avete ventilato quella, poi l'avete un po' smussata. Sul contratto cloud, certo, spesso ci sono le problematiche, ma anche lì, fin in fondo non lo sappiamo, nel senso che ci siano i zombie sui contratti, a parte il fatto che i zombie esistono, quindi c'è qualcuno di voi che può dire che i zombie non esistono. Cosa sono i zombie? In informatica i zombie sono una cosa ben precisa, quindi quel contratto fa riferimento a quel tipo di zombie, voi potete escludere. Sì, c'è la definizione. Vabbè, dopo lo picchio. Beh, in quel caso, però non in tutti civili, non ci sono tutti i contratti questo. Ma al di là della battuta, quello che a me piacerebbe vedere, cosa che per il momento io non ho contezza che sia mai successo, e questo sì che mi interesserebbe molto l'avvocato, è vedere la tenuta di certe clausole contrattuali davanti a una corte italiana o europea. Questo mi piacerebbe molto vedere. E a me
noi in Italia esempi non ne abbiamo, perché adesso sta lì penale, mentre è stato il civile quando andiamo a toccare il portafoglio di queste aziende. Quindi quello che c'è vero. Una cosa importantissima è la protettività del trattamento dei dati. Voi sapete che fino adesso, da maggio non sarebbe così, il titolare di trattamento dei dati eravamo noi sicuramente. La figura del cotitolare, beh, vuol dire una ripartizione di responsabilità. E guardate che non si possono levare un'azienda come Microsoft. Io sono un uomo che ormai ha tutto Mac, però per esempio come software sto usando ampiamente Microsoft. Microsoft ha fatto una scelta in ambito cloud, secondo me è uno dei provider più seri sotto questo profilo, innanzitutto perché ha fatto una grossa battaglia che ha vinto negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti cosa dicevano? Eh no, tu sei un'azienda americana, quindi anche se i server ce li hai fuori dagli Stati Uniti, io devo poter accedere a tutto perché sei un'azienda americana. Loro hanno impugnato davanti alle corti americane e l'hanno vinta. E quindi, primo step. Secondo step, i dati europei fondamentalmente ormai sono contenuti in due server tedeschi, dove quindi con Office 365 automaticamente finiscono là, e dove c'è tra l'altro una delle grosse delle particolarità particolarmente interessanti di Microsoft, che non solo è piazzata in Europa, quindi sotto il cappello del GDPR, ma anche fatto un contratto con ente terzo, con una delle compagnie di telecomunicazione tedesca, che fa da garante su tutta una serie di cose. Quindi secondo me non è vero che c'è questo vuoto normativo. E poi parliamoci chiaro. Il cloud, che si dica, è uno strumento paradigma perfettamente lecito, perché voi non troverete nessuna norma che dice che è illegittimo, è illegale, non funziona, non c'è nessuno. Nessuno si prende la briga di fare una cosa di questo genere. Han tentato quando hanno distrutto il... come si chiamava? Adesso non mi ricordo più il precedente del Privacy Shield. Il Safe Harbor. Ecco, hanno tentato con quella sentenza di azzerare, tant'è vero che io quando ho parlato a Roma con un paio di funzionari dell'ufficio garante, lì mi hanno detto che caspita, questa è una buona occasione per le aziende europee che dovrebbero investire in montare da, cioè dovrebbero usare come dal punto di vista marketing, noi creiamo noi dei cloud europei e facciamo fuori americani, ma questo è praticamente impossibile perché appunto cloud è una roba enorme. Facebook, Twitter, Instagram, i cloud provider di server, i cloud provider di data storage, cioè cosa vuol dire cloud? Sono talmente tanti servizi che non è possibile improvvisarsi dalla mattina alla sera. Trasferimento dati all'estero, ci sono norme ben precise sulla legittimità del trasferimento dati all'estero, quindi non c'è un vuoto normativo, c'è la possibilità di farlo in maniera conforme alla normativa. Il diritto alla portabilità dei dati, che all'accusa l'avvocato Gallus ha messo di punto di domanda. Certo, perché per la prima volta abbiamo un diritto di questo tipo. E caspita, questo dovrà esserci in qualche modo. Già in parte c'è adesso, perché a seconda di quello che utilizziamo, già adesso ci sono certe cose ed è possibile fare la portabilità dei dati. Ma il problema è che lì è proprio un diritto che avremo dal 25 maggio, l'anno prossimo avremo questo benedetto diritto e non potranno levarsi perché mi ha detto che ho messo le sanzioni. Guardate che le sanzioni su GDPR, che sappiamo benissimo si applica a tutti, perché non pensate che le aziende americane siano fuori da questo discorso, perché io che faccio appunto tributario, avete visto voi sui giornali le questioni su Google eccetera, che cominciano ad avere delle problematiche sui vari paesi europei per supposta evasione eccetera eccetera. Quindi al di là dei principi di single market, dove l'Unione Europea su questo dovrà mettersi d'accordo, perché non può fare un single market a metà, questa è una mia cosa che dovrei stare qua a spiegarvi tutta una serie di cose tributarie per uscire. Però questo dimostra che sul tributario queste aziende vengono sanzionate. Come che vengono sanzionate? Quindi non pensate che anche su GDPR non si potrà sanzionare, si potrà assolutamente sanzionare, e tra l'altro le sanzioni sono enormemente più pesanti rispetto adesso. In un convegno a Milano che abbiamo fatto il mese scorso, abbiamo proprio affrontato un momento questo discorso, perché tutti si diceva sì, ma le applicheranno per davvero, perché se le applicano per davvero tre quarti delle aziende italiane le fanno fallire. Lì è emerso un discorso di questo tipo che ormai ho sposato, e cioè si basa su questo. Sì, in questo indubbiamente, ma siccome l'organo deputato a fare questo tipo di accertamenti è la Guardia di Finanza, dove ha tutta una serie di logiche accertative, ha tutta una serie di logiche di budget, come fa sul tributario, ci sarà un breve tempo sicuramente intollerabile.
speranza, perché non credo che il 30 maggio comincerà a arrivare la speranza dappertutto a vedere se siamo o no conformi. Quindi ci sarà sicuramente qualche mese in più, ma dopodiché cominceranno certamente, perché nel loro rank di accertato, se sapete che sono tributato, voi sentite al telegiornale, accertato milioni e milioni di euro ogni anno. Poi dopo, se voi andate a vedere quanti poi ne perdono come tributario, quanti poi li portano in mente a casa, vedete che è in caduta libera. Quindi sicuramente avremo la guardia finanza scatenata, quindi a mio modo di vedere e pensare di agire al GDPR, non solo noi come studio legale, non solo noi come mondo business, ma anche le grosse aziende americane, è sicuramente un suicidio. Allora, faccio questa premessa, è tutto corretto, ogni articolo che cito sarà un articolo vero e potrebbe essere spiegato. Vi spiego gli articoli, 438 e seguenti, 530,2 codice di procedura penale. Assolve per insufficienza di prove il cloud da tutti i reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato, per aver agito l'imputato in stato di forza maggiore, articolo 45 codice penale, con il consenso degli aventi diritto, articolo 50, nonché nell'esercizio di un diritto, ex articolo 51 codice penale. Accoglie la richiesta del procuratore e trasmette gli atti ad altro giudice che, su suggerimento del mugnaio di Potsdam, individua nel giudice di Berlino affinché valuti la sussistenza di ulteriori reati a carico soprattutto delle procure della Repubblica, delle polizie e delle varie agenzie di intelligence degli stati cosiddetti democratici in relazione alle continue ingerenze nella vita privata dei cittadini, nei domicili informatici e nella riservatezza delle comunicazioni in violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché affinché valuti responsabilità a carico degli utilizzatori e in generale delle pubbliche amministrazioni per eventuali cooperazioni colpose alla compromissione della sicurezza informatica dei dati nel cyberspazio. Ordina ai gestori cloud di adeguare i propri servizi ai più alti standard disponibili allo stato dell'arte in relazione a tutti i profili indicati nei capi di imputazione. Così deciso in Venezia il 14 ottobre 2017. Sabato sono venuti a partecipare ai Privacy, perché Privacy ormai è prima di tutto una comunità piuttosto che un convegno, e quindi molto semplicemente, visto che si spera di qui a sei mesi di rivedersi, do appuntamento a qualche giorno del mese di maggio o giugno del 2018. Grazie di tutti.